Davide, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Chi parte? Parti tu, Fulvio. Allora, facciamo un giro velocissimo, tre prime pagine, perché tanto l'apertura è sempre la stessa. Corriere della Sera, manovra sfida a Tria sul deficit, 5 Stelle premono per il 2,4%. Diamo un'occhiata anche alla Repubblica e attenzione, perché è interessante leggerne subito tre, perché più o meno Tria viene dipinto sempre come l'uomo nel fortino. La guerra del deficit, titola Repubblica, Tria assediato, Di Maio, via i tecnocrati, voglio il 2,4. Non vi basta? Sole 24 ore, come titola questa mattina, in questo giovedì, deficit, assedio a Tria. Davide. Allora, il ministro Tria e il vicepresidente del Consiglio Di Maio, nonché ovviamente anche il presidente del Consiglio e l'altro vicepresidente del Consiglio Salvini, fanno parte dello stesso governo. Questo lo dico a quelli che hanno sempre un orecchio solo, che dicono appoggio oppure non si appoggia il governo. Sono parte dello stesso governo. Questo governo è nato sulla base di un contratto. Vi ricordate il contratto? Nel contratto c'è scritto che il debito deve diminuire. Chi ha firmato quel contratto si è impegnato a governare facendo diminuire il debito. Che il debito diminuisca facendo crescere il deficit è un articolo di fede, ma in una setta molto particolare che deve avere bisticciato con la matematica. Quello che sostiene il ministro Tria, e credo che abbia totalmente ragione, è che se il deficit lo si fa crescere troppo, si abusa della fiducia, ieri ha usato esattamente queste parole la Confcommercio, si abusa della fiducia di chi investe nel debito italiano, perché noi abbiamo bisogno di vendere il nostro debito per 400 miliardi, se no non finanziamo niente, neanche le spese correnti, e quelli che investono nel debito italiano sono prevalentemente in grandissima parte italiani. Se i tassi di interesse crescono, noi diamo una fregatura a quelli che hanno investito nel debito italiano e sono per la grandissima parte italiani. Questo sostiene Tria. Ora, si può sostenere dall'altra parte che per crescere bisogna fare investimenti e per gli investimenti bisogna fare debito. Se non faccio questo, non riuscirò mai a tenere in equilibrio i conti. Allora, intanto si cresce le aziende come un paese non facendo debito. Ma facendo, nessuno è mai cresciuto facendo debiti, si fanno, se si cresce semmai facendo investimenti. L'Italia ha oggi un debito pari a 132% del prodotto interno lordo. Se faccio crescere quel debito per finanziare più pensioni e più trasferimenti a chi non produce ricchezza, io mi impoverisco, non mi arricchisco. Si può sostenere, ma trasferendo quei soldi crescono i consumi, ma a 780 euro che consumi vuoi che crescono? Crescono ovviamente consumi poveri, probabilmente di importazione cinese, quindi cresce il PIL in Cina. Questo fa rilevare il ministro dell'economia e fa bene a farlo rilevare. Sentiremo nelle prossime ore questo braccio di ferro dove porterà. Tra poco vorrei sottoporti la prima pagina di Libero. Converrai con me che Vittorio Feltri ha sempre aperture, come dire, singolari e diverse dagli altri quotidiani. Oggi si concentra sui genovesi che vorrebbero scendere in piazza, anzi davanti casa di Peppe Grillo, per quello che riguarda il DL su Genova, sul ponte, ma ne parliamo tra poco. Ancora buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco e da Davide Giacalone. Allora Davide, l'apertura di Libero, i genovesi contro Grillo vogliono protestare sotto casa sua, il governo pasticcia col decreto per far ripartire Genova, il comitato degli sfollati dice siamo ferocemente arrabbiati, pronti a manifestare, sotto accusa i ministri del Movimento 5 Stelle che promettono e non mantengono. La tua opinione? Il decreto di Genova non c'è ancora, quindi non so, francamente, bisognerà vederlo. Perché non c'è ancora? Sui giornali si legge mancano le coperture. Non è che mancano le coperture, i soldi, perché non ci sono i soldi nel bilancio dello Stato. Mancano le coperture perché non le hanno individuate, non ce l'hanno scritto. Quello che si può scrivere in un decreto legge, il decreto legge non è un editto del re sovrano che può disporre qualsiasi cosa, quello manco la Bibbia. Il decreto legge non può violare la legge, non può violare le norme esistenti. Quando si scrivono queste cose i decreti si fermano perché poi bisogna correggerli. Il decreto dovrebbe individuare il commissario, ma non si sono ancora messi d'accordo su chi debba essere il commissario.
credo che un certo nervosismo di quelli che sono lì è più che giustificato. Detto questo, vale per il DEF come vale per il decreto, il giudizio sulle cose si dà quando verranno scritte e pubblicate, al momento non c'è, ed effettivamente questo è fastidioso. Andiamo anche sulla andiamo sulle pagine in realtà della stampa, perché la prima già letta, insomma, manovra niente attesa, triembilico, ma andiamo un po' all'interno, andiamo a pagina 10 per la precisione. Il salotto di Bloomberg rilancia la globalizzazione. May e Clinton dall'ex sindaco di New York, solo così si batte la povertà. Mi permetti, Davide, solo un piccolo attacco, alcune parole dette da Bloomberg. Questo sistema con tutti i suoi difetti ha evitato le guerre e favorito la prosperità. Dobbiamo migliorare, ma l'alternativa ricorda i modelli falliti del passato. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa interessante, nel senso che io trovo queste parole di Bloomberg, che non sono giuste, le trovo ovvie, hanno ampio riscontro nella realtà. La ricchezza non è mai cresciuta tanto quanto è cresciuta in questa stagione che è stata chiamata la globalizzazione, della fine della guerra fredda. I commerci ci hanno portato, noi italiani ci hanno portato molta fortuna. La parte che va bene d'Italia è quella che sta in quei mercati lì. Però, siccome la ricchezza è molto cresciuta nel mondo, i morti di fame sono molto diminuiti nel mondo, ma sono aumentati le differenze e i contrasti all'interno del mondo che era già ricco, e quelle differenze e quei contrasti sono cresciuti per deficienza politica del mondo che era già ricco, perché non ha saputo accompagnare e governare quel che la globalizzazione portava con sé. Ne è derivato che nella nostra parte del mondo sembra che la globalizzazione sia stata una disgrazia. Ha ragione Bloomberg, chiamando l'attenzione sul fatto che quello è un processo positivo, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue mancanze, è un processo positivo. Si tratta di saperlo governare, non di avversarlo, perché ci vuole niente a tornare indietro, sia nello sviluppo che purtroppo anche nella pace. Davide, prima del Corriere, ma potremmo scegliere altri giornali, andiamo in provincia di Chieti, Lanciano, la terrificante rapina della notte tra sabato e domenica, rapina in villa, titolo del Corriere, la folla assedia i tre arrestati, sono tre cittadini romeni, in fuga ci sarebbe il presunto capo, un italiano. Davide. Guardate, intanto io ho un'ammirazione sconfinata per queste due persone che hanno subito, i coniugi Martelli che hanno subito questa cosa. Oggi, ancora oggi, trovo sul Corriere della Sera, sì, una dichiarazione della signora: io scelgo di perdonarli, ma lo Stato sia severo. Allora, vale per i tre rumeni e il loro eventuale capo italiano la presunzione di innocenza? Adesso inorridiscono tutti a sentire, sì, sono presunti innocenti in questo momento, ed è la ragione per la quale bisogna andare al processo, devono avere un giusto processo, nel corso di quel giusto processo devono potersi difendere, cioè in omaggio non ai loro diritti ma alla mia civiltà. A esito di quel processo, ove si riconfermino le accuse che oggi vengono fare fondatamente rivolte, entrino in carcere, e per quel che hanno fatto non devono avere una pena esemplare, devono avere una pena giusta, il che significa che per qualche decennio ce ne siamo tolti da torno. Rassegna stampa, buongiorno a tutti, buona sveglia e buon inizio di giornata da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani. Con Davide Giacalone una puntata anche in Gran Bretagna, perché ragazzi il tempo stringe, la Brexit in un modo o nell'altro bisognerà risolvere il tema che è gigantesco, appuntamento a marzo, e sta succedendo qualcosa di particolare in Gran Bretagna, Davide. Sì, succede una cosa che poi ci riguarda, cioè in qualche modo è esemplare per tutti. Ieri si è concluso il congresso del Labour Party, hanno rieletto Corbyn loro leader, e cosa hanno detto durante il congresso? Hanno deciso durante il congresso? Durante il congresso hanno detto, vabbè, si potrebbe andare alle elezioni anticipate, però non escludiamo che si debba rifare un nuovo referendum sulla Brexit, in modo che gli inglesi possano decidere se confermare l'idea di andare via oppure rimanere nell'Unione Europea. Il Labour Party e Corbyn avrebbero fatto bene a impegnarsi sul primo referendum, no, perché all'epoca ragionarono come ragionano tanti in politica nel mondo. Siccome il referendum l'ha chiamato Cameron, e Cameron è il leader dei conservatori, sai che c'è, io faccio lo scettico, non faccio campagna, dico sì, mi bu, non lo so, ma il governo non mi piace, e il risultato si è visto, adesso ci facciamo un secondo referendum. Secondo aspetto, chiudono, e la Labour Party sarebbe la sinistra, diciamo così, in inglese del Regno Unito, chiudono il congresso dicendo che bisogna fare le nazionalizzazioni, bisogna penalizzare, diciamo, distribuire parte delle azioni delle grandi aziende. Vedete,
la sinistra vecchia, la sinistra che ha perso la testa, assomiglia molto alla destra nuova e alla destra che ha perso la testa. Cioè, sembrano tutti in lotta contro il meccanismo produttivo, contro quel che funziona nel mondo. È come se disperatamente bisogna tornare al passato, cosa che nella testa c'ha Corbyn. E terzo e ultimo elemento. Ma se oggi andassero alle elezioni, i poveri inglesi che devono scegliere fra Theresa May e Corbyn, ma che, certo, se fossi loro farei a nuoto la manica per andare dall'altra parte. Quindi il messaggio è, se le classi dirigenti, se i migliori, i più bravi, non tornano a far politica, la politica poi in Inghilterra è Theresa May, Corbyn, e nel resto del continente le scelte non sono particolarmente più esaltanti. Grazie a Davide Giacalone, ci sentiamo domani mattina, buona giornata Davide. Grazie a voi, buona radio a tutti.